e questo sia una persona che ad esempio, che ha la vera grande età, non lo dico io, lo dice lui per una questione di iscrizione. Che cosa? Quanti anni hai, per favore? Sono poco 83. 83 anni e qui a difendere la libertà di tutti gli italiani in un'assemblea cittadina, la prima città, la prima assemblea cittadina di Roma dei Gileggiati. Grazie, grazie. Prego, Giorgio. Se mi va bene, no, perché sta a confondere idee, l'altro parlante. Se mi va bene io parlo senza microfono. No, no, prendi il microfono che è meglio. Prendi il microfono che è meglio. Ecco il microfono. Allora, io parlerò veramente per 5 minuti perché quello che mi interessa di dire è una cosa piuttosto importante, la necessità di avere un quadro generale della situazione in cui noi ci troviamo. Perché tutto il resto è obiettivamente marginale. Ora, noi ci troviamo in un momento particolare, bisogna che ce ne rendiamo conto tutti quanti, perché è la crisi del precedente paradigma. È cambiato il paradigma e quindi noi ci troviamo in un momento di crisi, un momento di increspature di quello che prima era una palude. Allora, chi osserva bene la situazione non capisce, chi non capisce che viviamo nell'ambito di un cambiamento di paradigma, con la crisi delle classi dirigenti tutte inesorabilmente, resterà sistematicamente stupito di fronte a certi andamenti che sono a zigzag. Ma se noi abbiamo davanti a noi il progetto, un progetto generale, cioè il progetto sostanziale del cambiamento, partendo sempre dalle conoscenze concrete relative all'evoluzione della società, ma l'evoluzione della società va vista nell'ambito di tutti i suoi componenti, non soltanto dal punto di vista economico-finanziario. Nell'anno 1964, io leggevo un bollettino che si chiamava Lecture Française di uno scrittore francese che si chiamava Jean Cousteau. Ed era una rivista che ovviamente lui mandava, io ero abbonato, dove si delineavano tutta una serie di cose assolutamente impensabili per la società di allora, erano impensabili per la cultura di allora. Oggi noi viviamo in una crisi che è legata molto alla presa d'atto, alla presa di coscienza da parte della popolazione, di un'altissima percentuale della popolazione, della situazione così com'è. Jacques Cousteau scrisse un libro che io ho perso tra i tanti libri miei, intitolato nel 1964 Les financiers qui mènent le monde, i finanzieri che comandano il mondo. Nel 1984 era una cosa vera, per me era un dato scontato perché sapevo benissimo quali erano le vie, i viottoli e i sistemi con cui i finanzieri già all'epoca controllavano la società globale, globalizzata. Però per la maggior parte della popolazione che a tutt'oggi comincia a aprire gli occhi, a tutt'oggi comincia a aprire gli occhi, un minuto, quella, sì, quella presa d'atto, quella presa di coscienza era, non dico non conosciuta, ma impensabile, assolutamente impensabile. Voi immaginate che sostanziale differenza da allora a oggi. E questo è sicuro che è dovuto all'allargamento delle conoscenze, all'aumento della cultura media dei cittadini in Italia soprattutto, e ai mezzi di comunicazione che sono anche i mezzi che noi dobbiamo ovviamente riconoscere alle forme alternative di conoscenza. E con questo io concludo perché se non abbiamo, ripeto, se non abbiamo, un minuto proprio per chiudere, se non abbiamo coscienza della situazione che ma sì, ma se non abbiamo coscienza di questo fatto, vai. Rischiamo di rimanere disorientati per qualsiasi cambiamento e modificazione. Quando mai un governo, ci sono tante persone che dicono siamo stati delusi, guarda i 5 stelle, le 20 stelle, le 500 stelle, ma quando mai un governo ha mantenuto le promesse?
anche nel momento più piatto in cui comandava la democrazia cristiana. Quando vai le promesse di Andreotti ci sono mantenute. Allora noi dobbiamo avere coscienza di questi avvenimenti, come ci ha narrato l'amico Nino Garroni. Lui si è trovato in un certo momento, in un certo periodo, io mi ricordo quando noi ci vedevamo nel tuo ufficio al Ministero del Lavoro, che eri responsabile delle cooperative, che noi avevamo un paio di cooperative che erano più che altro contrastate perché erano nate concettualmente da posizioni completamente diverse di quello del puro e semplice operaismo, ed eravamo sistematicamente contrastati, tant'è vero che venivamo a parlare con te di questa cosa. All'epoca le cooperative erano operaie, cioè non c'era nemmeno la coscienza della cultura, cosa in cui oggi ci si deve basare perché è fondamentale. Io ne parlerò in un mio video, forse stasera stessa, sul ruolo fondamentale della cultura. Ma la cultura è anche un qualcosa che l'uomo acculturato deve imporsi e pretendere che le strutture dello Stato, le trasformazioni dello Stato, tengano alto di questi fatti, tengano conto, se no non serve assolutamente a nulla. Io vi voglio far vedere un titolo, questo è Il Tempo, un giornale notoriamente centrista, che è sempre stato democristiano, lo è a tutt'oggi. Qui Il Tempo dell'altro giorno ha messo un titolo impensabile fino a qualche giorno fa. Possibile che il giornale Il Tempo scrive «Levano i poveri per dare le banche»? Ma quando mai è stato scritto? Ma quando mai è diventato un titolo di un giornale come Il Tempo? Lo dicevamo noi, lo dicevo io negli anni 60. Perché? Perché c'è un cambiamento in atto, come è scritto in questa rivista. L'ideologia dominante è sul orlo della crisi, è sul orlo della crisi. La classe dirigente, la vecchia classe dirigente, i servi del regime, i giornalisti dei giornali allineati, Il Tempo, il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, incominciano a balbettare. Basta leggere i giornali. Balbettano perché non sanno più che cosa fare. Ma vi rendete conto che hanno fatto quella battaglia per la scienza, che io ho ampiamente contrastato? Io, se volete vedere i miei video, vedete su Giorgio Romano Vitali, su Facebook. L'ultimo minuto. Sì, io ho ampiamente contrastato quella parola scienza che nel bocca che di quegli imbecilli significa chissà che cosa. Cioè la scienza è esattamente il contrario di quello che questi cretini vanno dicendo. Cosa significa? Che c'è una crisi in corso fondamentale e i manutengoli del vecchio potere, del vecchio sistema ideologico, stanno perdendo le staffe e però siano sicuramente pronti per dei colpi di coda. E questi colpi di coda noi li dovremmo affrontare e dovremmo essere in condizione di poterli fronteggiare. Questi sono i punti essenziali. Grazie. Naturalmente, grazie di essere proprio qui, perché veramente ce ne fossero, diciamo, in Italia, io penso che l'Italia sarebbe già un paese migliore. Chiediamo per cortesia invece Orazio Perniani, grazie. Certo. Sì, grazie. Così registra, sta registrando, c'è il pallino rosso? Okay. Allora sì, ok. Ma tu? Vai, che il tempo stringe. Dunque, intanto devo precisare una cosa, che c'avevo un motivo serio per essere arrivato in ritardo. Purtroppo stanotte è morta la mia consuocera e quindi è un motivo che ha sconvolto un po' tutti gli impegni della famiglia. Parto subito cominciando da quello che dovrebbe essere l'inizio, e cioè
noi chi siamo. È vero che facciamo riferimento a Gilles Gialli, ma è anche vero che non è detto che dobbiamo fare un doppione in Italia, perché non tutte le problematiche che hanno in Francia sono le stesse che abbiamo in Italia. C'è una nazione, uno Stato, una diversità culturale che viene da 2500 anni di storia italo-francese. Quindi c'è una ragione per incominciare a creare, a definire questo Stato nascente. Noi siamo una fase di nascita. Quindi da questo momento noi dobbiamo cominciare a domandarci dove vogliamo andare, come ci vogliamo andare e perché ci dobbiamo andare. Se non c'è, qualche anno fa parlavo con un collega in una conferenza e lui diceva: ah, l'obiettivo è quello, è comune. No, non è l'obiettivo che è comune, deve essere la modalità per raggiungere l'obiettivo che deve essere comune. Perché se io voglio raggiungere quell'obiettivo e faccio truffe, ammazzamenti, avvelenamenti e così via, non è la stessa cosa che raggiungerlo per i mezzi legali, non è la stessa cosa. E poi quando hai raggiunto l'obiettivo, io ho molto paura a avere un rapporto con un personaggio che ha fatto quel tipo di modalità, ha attuato quel tipo di modalità. E quindi noi dovremmo cominciare a mettere degli argomenti su chi siamo all'ordine del giorno. Ad esempio, prima c'è stato l'amico Maurizio Cerchiara che ha detto giustamente la sua opinione su come. Allora io, fra le altre cose, sono stato anche fondatore del Movimento dei Democratici Diretti nel 2005 e quindi so esattamente com'è la modalità di comportamento democratico diretto. E vi garantisco che la democrazia diretta oggi, qui, in questo momento, è inapplicabile. Per mille motivi che non è il caso. Però chi vuole va su internet e mi trova i video di 10-12 anni fa, 15 anni fa, e magari si deduce più abbondantemente di quello che posso fare ora. La cosa importante. Ok, grazie. La cosa importante è quindi stabilire con chi vogliamo giocare, le regole del gioco, quale gioco giocare e così via. Io personalmente sono, come l'amico Fabio non mi ha detto ma ho capito, ho percepito, per una funzione, diciamo, modalità ibrida di accettazione del valore degli altri, valore politico in questo caso. Cioè, per esempio, andare a prendere come modello da, su cui poi formulare delle nuove fattispecie la Costituzione della Confederazione Svizzera del 2016, che prevede tutta una serie di cose, fra cui anche la partecipazione di tutta una serie di interessante però. Per alzare di mano, può continuare, Lazio? Perfetto, continuiamo, grazie. La Costituzione del 2016 della Confederazione Svizzera prevede, ad esempio, l'utilizzo del referendum anche propositivo, e nel 2016 addirittura ci sono stati 127 referendum propositivi in Svizzera. E questo avviene normalmente dal 1848, con vari periodi di transizione, ma insomma ecco questo. E perché? Perché il cittadino va consultato sui problemi di fondo. Quello è, diciamo, la democrazia diretta, diciamo, complessiva, più, diciamo, ampia. Perché giustamente su argomenti, vogliamo andare in guerra o non vogliamo andare in guerra, devono essere d'accordo tutti, non come si faceva una volta, anche ultimamente, senza andare troppo lontano, c'è una leadership di un certo tipo di agglomerato politico bellico che decide che va in Iran, va in Iraq e così via. Quindi non va bene. Bisognerebbe chiedere agli americani, va detto questo, che nel 44 anni che esistono negli Stati Uniti, due soli anni non hanno fatto la guerra. Cioè, sono sempre stati in guerra, dai Soshons ai spagnoli, in giro per il mondo, Afghanistan, eccetera, Vietnam e così via. Quindi questo per dire che bisogna cominciare a ragionare
per diciamo scaglioni, ecco, no? Cioè alcune cose possono essere diciamo decise perché ha diciamo ha diritto a decidere anche la signora Cecilia di Voghera se vuole entrare in guerra o no, però poi come fare la guerra non lo decide la signora Cecilia, ma qualcun altro che ha competenze, come ad esempio Nino ha competenze su materie finanziarie e monetarie, e sarà lui che decide alla fine quale scelta fare nel determinato modo, in quel momento, in quel posto, in quella situazione. Quindi non sarà chiunque, ma una elite, è sempre stato così. Non è che ci inventiamo niente, anche ad Atene comandavano, o quantomeno facevano opinione pubblica, i filosofi, i grandi pensatori, non la lavandaia che andava poverina a lavare il fiume. È chiaro, ma senza sminuire la personalità e l'identità di nessuno, cioè anche la lavandaia ha la sua funzione sociale, politica e quant'altro, e anche per il solo fatto che esiste. Ultimo minuto. Va bene, anche tu. Va bene. Allora, per cercare di raccogliere un po' tutti questi spunti che ho dato, intanto chiederei di avere la parola un altro po', magari dopo che hanno parlato gli altri, se è possibile, perché di idee da esporre ne avrei anche altre. Ma quello che è importante in tutto questo è il fatto che questo che stiamo oggi constatando, erga omnes, cioè tutti se ne sono accorti, non... Noi l'abbiamo visto nel corso degli anni, come diceva Giorgio poco fa. 30 secondi. Come diceva Giorgio poco fa, ce ne siamo accorti facendo gli osservatori geopolitici e gli esploratori, diciamo così, di queste problematiche, ce ne siamo accorti molti anni fa. Anche Giorgio parlava del 64, io posso parlare del 67 e ho visto delle oscenità incredibili per il dominio dei comitati studenteschi e poi vari movimenti che si sono creati dal 68 in poi, e Nino ha fatto parte in prima persona anche nel successivo diciamo risveglio intellettuale e politico e morale della sua generazione, che era appena più giovane di me. Scusa, ragazzi, purtroppo il tempo è terminato, devo continuare comunque assolutamente. Ok, grazie mille, ciao. Allora, continuiamo, abbiamo Rick De Martis, per favore, grazie. Ma questi che sono 5 minuti? In questo momento non c'è, ma è riuscito a fumare. Riccardo Morlo, grazie.